Un saluto a tutti gli amici. Scusate, mi sono accorto soltanto adesso di avere il microfono spento. Allora, dicevo che quest'oggi andremo a testare questo camion che ci ha consigliato l'amico Fernbus. Andremo a trebbiare i campi 14, 15 e 16 che sono stati seminati con il frumento. Li andremo a raccogliere. Precedentemente ho provveduto a seminarli e ovviamente utilizzeremo la nostra mitica trebbia elettrica che mi sta accompagnando dall'inizio della serie Alpine. La prima cosa che andrò a fare sarà quella di pulire il perimetro dei campi e poi dopo andremo a trebbiare. I tre campi lo farò in maniera insolita, anche perché in realtà stavo pensando di unire i tre campi, però diciamo che per il momento resta soltanto un'idea così, che al momento però non credo di mettere in pratica. Quella è la stazione di carica della nostra mitica trebbia elettrica. Facciamo un attimino. Andiamo in mezzo qui e cominciamo a pulire un po'. L'area circostante ai nostri bei campi. Una volta poi che avremo pulito il perimetro dei campi, provvederemo poi alla fase di raccolta e quindi manteremo l'avanzamento del tempo veloce. E andremo a vedere poi nella fase successiva a diserbare appunto i campi dalle erbacce e poi si raccoglie. Oh, perfetto, è passato. Solitamente si blocca lì all'albero. Quest'erba qui ovviamente verrà portata, una parte verrà scaricata nel serbatoio dalla quale questo macchinario creerà insilato e digestato, e un'altra parte verrà riposta in un essiccatoio per poter ricavarne il fieno che andrà poi a servirci per preparare il pastone alle mucche.
Un po' di musica ci vuole per accompagnarci in questa avventura notturna, serale, che dir si voglia. E come avete potuto leggere dal titolo, andremo anche a vedere un pochettino le nostre mucche come stanno. Quindi andremo a verificare lo stato di salute delle mucche, delle nostre amiche mucche. Che dovrebbero aver anche prodotto un bel po' di latte. Cinque per cento. Ok, a breve. Per il momento mi servirò del vecchio Turbo Star 19038 per scaricare l'erba. Poi la mod invece del camion la testeremo raccogliendo il frumento, quindi lo utilizzeremo per il trasporto della materia prima. Cerchiamo di fare il lavoro quanto più preciso possibile, anche se poi alla fine l'erba ricrescerà di nuovo, però almeno avremo una parvenza di campi ben tenuti. E poi, ops, è finita già. Terminiamo qui di raccogliere questa striscia. Oltre al fatto di avere il perimetro dei campi ordinato, andremo anche a produrre materiale per le mucche. Allora io direi di metterlo un attimino qua. Ok, allora adesso andiamo a recuperare il nostro Turbo Star, il mitico Ivico, che oramai utilizzo da un bel po' di tempo. Eccolo qui. Vi faccio vedere una cosa. Ecco. È tutto ben fatto. Andiamo. Allora abbiamo il pieno di gasolio, cioè, perfetto. Questo cassone ha la capacità di 80.000 litri di carico, quindi dovremo poter pulire in maniera ottimale i campi e poi si parte.
Oh, perfetto, siamo stati anche fortunati che ha iniziato a scaricare. Perfetto. Tanta bella erbetta che ci servirà per un bel po' di cose. Mettiamoci così. Perfetto. Andiamo avanti. Il tubo di scarico voleva scaricare il macchinario direttamente nel rimorchio. Ecco, sono sbucate le prime erbacce. Ovviamente, in questa mappa sto utilizzando la mod, quella per creare i semi trattati chimicamente, quindi sono, diciamo così, io li definisco super semi. Hanno una crescita molto veloce. E le piante infatti crescono in maniera più rapida rispetto ai semi standard. Ok, questo lato è pulito. Andiamo a trattare gli ultimi due lati e poi cominciamo mandare avanti la crescita della piantagione. Oh yeah.
Ecco qui. Abbiamo quasi terminato. Mancano soltanto due lati e poi cominciamo ad andare avanti con la preparazione dei campi alla raccolta. Quindi manderemo in avanzamento rapido il tempo. E poi si comincia. Ah, ovviamente andiamo a scaricare il cassone con il camion. Abbiamo quasi finito, manca giusto un lato, manca un lato dietro la porta e poi abbiamo finito e andiamo subito avanti con i lavori. Nella vecchia fattoria IAIAO. Per un pelino, vediamo un po', 45.000, vabbè, ok, ce l'abbiamo fatta appena in tempo, perfetto. Non ho capito perché ogni volta che si riempie il cassone reclama sempre la retromarcia, si accende il sensore della retromarcia. Ok, perfetto. Dovrebbe riempirsi giusto. Beh, la restante parte la depositerò nel silos eventualmente, però per il momento andiamo avanti. Vediamo se questo macchinario accetta l'erba. Questo impianto di satino. No. Vediamo un po'. No, non accetta l'erba. Vabbè. Allora. Poi lo caricherò in un cassone e lo porterò alle mucche in farm.
Nel frattempo acceleriamo un po' il tempo. Andremo a depositare l'erba prima nel macchinario che crea l'insilato e produce anche digestato, e poi ne andremo a depositare un po' all'interno dell'essiccatoio, anche perché il fieno torna sempre utile. Ecco qui. Da notare come sale il livello del macchinario qui. Ne scaricherò grosso modo la metà e poi ne andrò a portare altra ad essiccare. E continueremo con la nostra avventura. Buonasera Matteo, ETR402. Benvenuto nel canale, grazie per la live. Perfetto. Andiamo a scaricarne un po' di qua. Matteo-ETR402 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie, ecco qui. Adesso si è stato annunciato anche dalla nostra The Voice. Benvenuto. Eccoci qua. Si continua qui. Oggi si raccoglie un po' di buon materiale. Ciao Matteo. Un po' di frumento. Raccoglierò nei campi 14, 15 e 16 della DLC Alpine. Ho fatto prima una piccola pulizia attorno ai tre campi, ho tolto un po' di erba e adesso tocca andare a vedere se è cresciuta l'erbaccia, diserbare e poi partire e iniziare la raccolta con la mitica trebbia elettrica. Allora, qui dice che siamo appena al 6%, ma va bene. Allora, questo qui è un essiccatoio. E qui invece abbiamo questo macchinario che dall'erba produce insilato e digestato. Qui
Queste sono presenti nel mod hub, queste qui. Sarebbero queste mod qua. Allora, la prima è questa, della Global Company. L'altra dovrebbe essere qui. Vediamo un po'. No, non è qui. Quindi, dov'è che sta? Questo è il finile. Ecco, questo è il macchinario del fermenting silo. E questo qui, perfetto. Adesso andiamo al campo e andiamo a vedere se è cresciuta l'erbaccia. Eventualmente andremo avanti con la lavorazione del terreno, la preparazione poi alla raccolta. Il Turbo Star. Oh, qui addirittura è anche cresciuta. Cresciuto anche il raccolto. Infatti, come avevo anticipato prima, sto utilizzando un macchinario che produce semi di alta qualità, e che effettivamente si nota proprio, scusate, si nota proprio la velocità nel far crescere le piante. In effetti qui è passato pochissimo tempo, i campi già sono belli e pronti. Allora, farò un breve sguardo, una breve panoramica. Allora, questo è il camion che ho comprato, che si trova nel mod hub, ed è questo qui. Facciamo vedere. Ecco qua. E in più abbiamo la mitica 3B elettrica. Che poi dopo andremo ad utilizzare. Allora, detto questo, controlliamo la mappa e vediamo lo stato dei terreni. Erbaccio, vediamo un po'. Perfetto. Andiamo a prendere il mezzo con l'attrezzo per procedere a diserbare il campo, i campi, pardon. E cominciamo l'ardua opera. Io direi di andare secondo il verso latitudinale, così da risparmiare un po', che qui ci vuole un po' di tempo per sistemare questi campi. E si nota un pochettino il lavoro fatto precedentemente. Facciamo scorrere un po' il tempo, 5x, in modo tale da
avere un po' più di tempo per poter trebbiare. Matteo, anche tu giochi a farming? Chat, quanti di voi giocano a farming? E soprattutto, ditemi un po', qual è il vostro mezzo preferito e o eventualmente anche la vostra mappa preferita? La mia, sinceramente, ce ne sono tante. Fra cui c'è Tuscan Lands, oltre alla mappa base, diciamo così, del gioco. Quella della Toscana è molto ben fatta, e c'è anche quella lì di Edomod, quella lì della la mappa Italia, che al momento è in versione demo, che non appena uscirà una versione, diciamo così, un po' più avanti, ecco, la proverò. Noi andiamo avanti, ovviamente. Andiamo avanti.
Colgo l'occasione per ringraziare coloro che si sono iscritti offline e sono Annetta Fiore e Gaze04. Vi ringrazio di vero cuore per esservi iscritti al canale e vi ringrazio per avermi dato la vostra fiducia quando non ero online. Io ovviamente ringrazio tutti quanti voi, sia follower del canale, ma soprattutto voi che guardate i miei video, sia qui su Twitch che sul mio canale YouTube. Thank you, thank you. Grazie mille. Scusate.
Olé. España. Ebbene sì, qual è la vostra mappa preferita? Mi dite un po'. Oh là là. È cresciuta, il raccolto è molto in fretta. Vediamo un po'. Cosa scrivete nei commenti? La mia è la Tuscan Land e poi c'è anche la mappa base, la prima mappa, quella lì del gioco, e poi c'è anche la mappa Italia di Edamob. Che è veramente molto ben fatta. Allora, erbicida, per il momento ne abbiamo ancora, vediamo un poco se c'è da sistemare qualche mezzo. Lo sistemiamo. Ripariamo la lama. Ecco qua. Perfetto. Avevamo l'irroratrice che era da riparare. Ora dovrebbe andare meglio. Secondo voi è meglio avere su questi terreni qui, è meglio avere un trattore ed un erogatore di erbicida fertilizzante liquido, oppure è meglio avere i mezzi grandi? Scrivetelo gentilmente qui nei commenti. E se vi va passate sui miei canali social che sono WGSica YouTube, Instagram, oltre al canale Twitch, c'è anche la mia pagina Facebook WGSica Gaming, c'è il logo del canale. Per cui sarà difficile confondersi. Passate anche per insomma per consigliarmi qualche mod, map che magari vorreste che portassi. Qui ci sarà veramente tanto da raccogliere. Cosa ne dite?
Devo comprare un'altra trebbia. Se sì, datemi un consiglio su quale trebbia acquistare. Così nelle vostre tra i vostri commenti poi nei prossimi video vedrò di cercherò di accontentarvi. Indate. Dove che è? L'erba? Ok, è qua dietro. Devo ammettere che la mod dell'usato qui su Farming è qualcosa di incredibile, è molto conveniente, specialmente quando si inizia e si hanno poche risorse. Ed ecco che la mod dell'usato permette di risparmiare un bel po' di soldini. E si continua. Certo che questi campi asimmetrici sono un po' tostarelli da lavorare. Però questa DLC Alpine è davvero ben fatta. Si intravedono le erbacce in mezzo alle piante cresciute. Maia.
fatto una mezza zozza questo lavoro. Non è proprio il massimo della precisione. Pensavo di acquistare uno di questi qui. Questo è 48 metri, 27 e 36. 5.000, 5.100, 9.000. 27 metri, 36 metri. Mi stuzzica molto l'appetito questo qui. Però magari aspetto il vostro verdetto. Decisamente mal fatto il lavoro. Ai ai ai. Purtroppo di colpo sono cresciute, sono spuntate le piante qui. Perché ovviamente ho aumentato la velocità nel gioco e quindi tutto è cresciuto più in fretta. Chat, ci siete? Bene, meno male che ci siete a farmi un po' di compagnia. Abbiamo consumato giusto giusto mezzo serbatoio. La vaga impressione che sì, devo rifarlo un po' tutto il campo qua. Ai ai, hai fatto proprio una schifezza.
come si dice dalle mie parti, una zozza, una zozza. Vabbè, a sto giro è andato così, come dice il mio mitico amico Fernbus. E l'amico Giovanni dalla Toscana. A sto giro. Orribile. Mamma mia, ragazzi. Mai lavorato un campo così, in maniera così approssimativa. Beh, direi di andare sull'ultima parte dell'altro campo, poi. Scusate. Scusate per il lavoro non fatto in maniera precisa. Ecco qui, qui incomincia l'erbaccia. Ah, qua sono cresciute anche le erbacce, belle grosse. Eh sì, perché queste sono... questa striscia qui, ora che ricordo, è stata la prima parte in cui, la prima parte del terreno sulla quale ho iniziato a seminare. Fatto molto molto male. No buono, no good. E a voi piace farming? Scrivetelo un po' qui nei commenti. Sono in attesa anche di sapere quando è che sarà la data dell'uscita di Farming 22, perché l'aspetto veramente con un po' di curiosità di sapere cosa hanno cambiato al Farming 22 rispetto alla versione di Farming 19. Ora facciamo un attimo, rabocchiamo il mezzo. Allora, questo è il macchinario di cui vi parlavo prima. Ora parcheggio in mezzo e ve lo faccio vedere più da vicino.
Allora, nel frattempo faccio scorrere via il tempo velocemente. E questa qui, Seed Cleaner. Questa mod a quanto pare è disponibile soltanto su PC attraverso l'uso del Lumigen, un additivo, e attraverso appunto il mais, frumento, orzo e avena, con la trasformazione del materiale diventano semi, super semi. Perfetto, detto questo, facciamo scorrere il tempo velocemente. Questa trebbia è elettrica. E con me su questa mappa praticamente da quando ho incominciato la serie della DLC Alpine. Perfetto, detto questo, allora io direi di produrre la paglia. Abilita andana paglia, perfetto, e andiamo subito a trebbiare. Come vi ho già anticipato, trebbierò in senso latitudinale. E la lama che sto utilizzando invece è una lama della Lizard. Nella mod ce ne sono due, ce ne sono una da 9 metri e una da 13 metri. Questa qui è quella da 13 metri. Rispetto a tutte le lame del mod hub che ho testato, queste qui della Lizard sono le migliori per il rapporto di materiale raccolto rispetto alle altre lame e a quelle lì, diciamo così, più blasonate. Quindi anche quelle lì brandizzate, quelle delle case produttrici delle trebbie, è la migliore. Cioè che raccoglie una percentuale maggiore rispetto alle altre. Meglio anche di una John Deere FD.
Ora non ricordo bene il modello, ma anche quella lì che aveva una specie di turbina e tutta una serie di tubi che aspirano i semi, questa qui è quella lì che attualmente è la più performante, è quella che ha una minor dispersione e perdita di materiale raccolto. Materiale raccolto. Allora, cosa ve ne sembra di questa trivia? Merita? Una trivia elettrica? Io ho pensato di prendere questa trivia all'inizio della serie Alpine, perché in dotazione su questa mappa viene dato un piccolo trattore elettrico. Che è questo qui. Ora vi faccio vedere. Eccolo qui. Questo qui, l'SKE50. E andiamo avanti con il lavoro. All'inizio, quando ho utilizzato le lame più piccole ci voleva decisamente molto molto più tempo, anche perché le risorse economiche all'inizio erano molto molto scarse. Infatti, insieme ad un'altra trebbia piccolina che poi successivamente messo via, ho aveva una lama sua originale ed era, se ne ricordo male, 6 metri, e qui su questi campi qui ci voleva veramente molto molto tempo. Poi man mano che le risorse economiche sono aumentate, gradualmente ho cominciato a valutare l'acquisto di una trebbia molto più capiente. Ma la prima cosa che ho fatto è
stata appunto quella l'acquisto dei campi 14, 15 e poi successivamente il 16 e il 17. Questi quattro campi qui. E sono riuscito a recuperare le spese anche grazie alla vendita del latte, oltre a quella della soia, perché su questa mappa qui il latte viene pagato molto molto bene. Questa trebbia pare che si stia comportando bene. E per voi? Voi cosa ne pensate di questa trebbia? Scrivetelo nei commenti, vediamo un po'. Direi che penso che questa paglia possa bastare, anche perché ne abbiamo ancora depositata un bel po'. La paglia viene prodotta dalla lavorazione, dagli scarti di lavorazione di frumento, orzo e mi sembra anche avena. La paglia invece, il fieno avviene essiccando l'erba, quindi se dovete produrre il pastone, ovvero la razione mista per le mucche, c'è bisogno di fieno, paglia ed insilato, che si ottiene mettendo l'erba raccolta a fermentare nei bunker di incenerimento armato. Rilassati, rilassati, che ci sono io a lavorare qua, il terreno. Permetta di stare bello fresco e tosto
ho fresca e tosta per tutta la giornata, bella, bella massiccia. Raccolta a zigzag, ovvero a zigzag, zigzag. C'è una mappa che vorreste che io portassi per farming? Per favore scrivetelo qui nei commenti, in modo tale da capire se bisogna ancora portare avanti la serie Alpine, o se eventualmente cambiare capitolo o capitolo e aprire una nuova sessione di gioco. Ok, spegniamo i lampeggianti. Oppla, appena in tempo. Allora il nostro, eccolo lì. Nel frumento poi verrà utilizzato per appunto creare dei semi del macchinario lì.
Nella vecchia fattoria, io, quante bestie a zio Tobia, io, ci sto cane, bu, bu, ci sto gatto, miu, miu, usoricello, zui, zui, a gallina, cocco dai. Questo è un brano del maestro Tony Tammaro. Tony Tammaro. Infatti, il personaggio di Checco Zalone, a quanto pare, forse si ispira allo pseudonimo di Tony Tammaro, che è Vincenzo Sarnelli, in arte Tony Tammaro. Un grande compositore della cosiddetta musica tamarra, è dalla fine degli anni Ottanta che ha iniziato a scrivere canzoni anche, all'inizio faceva delle cover satiriche di alcune canzoni, poi dopo ha iniziato a scrivere brani suoi sempre molto particolari, divertenti ma non volgari. Tony Tammaro. Tony come Antonio. Tony Tammaro. Tammaro. Johnny Tamaro. Tamaro. Che non è tomorrow. Dopo questo andremo a vedere un pochettino come si comporta il camion dal modab che ho acquistato. Vediamo come si comporta. Dovrebbe avere una capienza nel cassone di circa una trentina di migliaia di litri. Come dice il mitico Nick, apri tubo, compa. A proposito, ma qui c'è un macello. Qui siamo nella farm. Perfetto. Sono un po' pigra. Vediamo un po' se può caricare questo cassone.
L'interno, il volante sembra quello dell'Iveco Turbostar. In stile militare, la colorazione, stile mimetico. Vediamo un po' se riusciamo a caricare. No, non è compatibile. Devo cambiare il cassone. Ok, quindi questa non ha con questo cassone, beh, giustamente cadrebbe tutto il raccolto. Allora, ho messo questo cassone, però non va bene. Forse questo. Vediamo se siamo fortunati. Ok, perfetto. Ed è anche molto compatto. È ottimo questo mezzo per poter muoversi negli spazi molto stretti. La sua capienza è di una quindicina di migliaia di litri, ok. Non male. Ok, adesso andiamo avanti, andiamo dall'altra parte. Si capisce più niente qua. Non esistono più le mezze stagioni. O come diceva qualcuno, le quattro stagioni. A breve inizieremo a farla in senso latitudinale, invece il taglio. Molto probabilmente. Vediamo un po'. O forse la vecchia fattoria, quante bestie azionano, no, famo un po' lo scratch, Yeah.
bisogno un po' bisogna fare per forza così, altrimenti rischiamo di avere il mezzo che non va bene. No buono, no good. Andiamo avanti. Let's go on, let's go on. Continuiamo. Aveva ragione Fernbus, l'amico Fernbus. È davvero un ottimo mezzo e anche molto maneggevole. Scusate. Mettiamo un attimo l'operaio. Nel frattempo andiamo a scaricare il mezzo. Il mezzo è molto compatto. È ottimo. Questo mezzo è ottimo soprattutto per campi medio e medio piccoli. Però
parte questo, i freni sono un po' lentucci. Anzi, quasi quasi questi li andrei a depositare nel macchinario per creare i semi. Riprendiamo i comandi. Ecco qui. Come questa, io pensavo di prendere la class. E voi cosa ne pensate della Trebbia class? Scrivetelo nei commenti. Dico Taco class. Vota Antonio la trippa. Allora io direi, arrivati a questo punto, di iniziare ad accorciare anche la testa, oltre a raccogliere dalla parte più lunga, testa e ginocchio. La mappa già si è riempito. Ebbene sì. Ah, dimenticavo, ovviamente per far funzionare il macchinario occorre il prodotto chimico, quindi nella prossima live andremo a caricare il macchinario del liquido, il luminol, non so come si chiama questo liquido, insomma. Serve appunto per effettuare il trattamento al frumento, orzo o avena, per trasformarli in semi di altissima qualità.
cosiddetti supersemi. Oh, no! Rilassati, rilassati. E se è di giorno, non rilassarti troppo perché rischi di addormentarti. Vabbè, se invece è sera però, rilassati. Dormi, dormi. Dormi, dormisci. Fabrizio Dav 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie a tutti, benvenuti. Scusate, ma non posso alzare la voce. Perché se voi guardate nel riquadro lì, c'è l'ora, quella è l'ora in tempo reale, è l'ora vera. In questo momento sono le 23 e 42 minuti quasi. Si può fare casino, casato, casara. Altrimenti si disturba. E non si può disturbare. Relax, relax. Fabrizio Dav 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille. Scusate, ma non posso gridare. Grazie mille per il raid. Benvenuti a tutti. Thank you. Grazie ancora. Qui ci abbiamo ancora per un altro po' di tempo. Abbiamo lasciato i baffetti qua. Vabbè. Poi recuperiamo alla fine. Ora vediamo se riusciamo a fare un passaggio a piedi, altrimenti tocca risalire un'altra volta. Per cui siamo all'80% della, quindi resta poco meno del 20% di capienza della trebbia. Mi sa che devo prendere una trebbia molto molto più capiente rispetto a questa. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie a tutti. Buonasera, buonanotte a tutti. Grazie per il raid. Benvenuti a tutti. Grazie.
Grazie per la compagnia che mi state tenendo a quest'ora. Soprattutto voi che mi state tenendo compagnia a quest'ora della notte. E grazie a tutti voi che state guardando questo video durante la giornata. Che mi tenete virtualmente compagnia. Per quanto riguarda la replica, ma soprattutto mi tenete compagnia. Quando passate a salutarmi, che a me fa sempre piacere, è un onore e un privilegio ricevere i vostri saluti, ma soprattutto la vostra preferenza. Questo mi onora davvero tanto, e non lo dico così con ironia, ma lo dico perché è vera questa cosa. Se questo canale è cresciuto così in fretta, è soprattutto in merito vostro. Slittano le ruote del Turbostar. Per quanto io lo abbia potenziato, però purtroppo sui terreni ha un po' di difficoltà nel grip. Perfetto. Allora questo qui io direi di spostarlo da qui. Anzi, facciamo così, dai. Forse ce la facciamo per un pelino. Mettere una cosa che, nonostante la parte della pulizia delle erbacce sul campo non sia stata fatta ad hoc, però noto con piacere che le piantine, le erbacce che sono rimaste sul suolo ne sono veramente pochissime, quindi tutto sommato non era proprio una schifezza il lavoro che ho fatto, ma è una mezza schifezza. Non era una ciofeca completa, ma era mezza ciofeca. Il famoso caffè di cicoria, fatto con la cicoria. Quello che diceva Totò nei film I Due Marescialli, se non ricordo male, era I Due Marescialli, quando va al bar prende il caffè, dice: questo non è un caffè, è una ciofeca. E poi dice la famosa battuta, questa non è, era una, la battuta che diceva, questa non è il mare dello spazio.
scrivere nei commenti. Questa non è un bar, pare una ciofeca dello sport, una cosa del genere. Il grande Antonio De Curtis, il principe Antonio De Curtis, che noi napoletani amiamo tantissimo. Al di là della figura dell'artista, il principe Antonio De Curtis solitamente durante la notte usciva per il suo quartiere alla sanità e depositava sugli usci delle case i soldi. Infatti c'è una canzone di qualche anno fa che si chiama Napole, dove cantava Gigi D'Alessio, poi era Gigi Finizio e il grande Lucio Dalla, c'era anche Sal Da Vinci, e proprio nella canzone viene citata questa frase che dice e morì in povertà, tanta gente sapette aiutare. Adesso se andate su YouTube scrivete Napole con Lucio Dalla, è una canzone molto molto vecchia, se non ricordo male dovrebbe essere nella prima metà del 2000, molto probabilmente la canzone del 2006. C'era un principe senza casato, ecco, mi sono ricordato le parole, forse me le ricordo tutte. C'era un principe senza casato che aveva cambiata la sua identità era un attore importante per tutta sta gente, era il grande Totò. Così morì in povertà, tanta gente aiutava a campare. Poi dice chi lo principe ricchi in docora, ma quanta allaria che c'ha sapute. Dona quel principe ricco nel cuore, quanta allegria ci ha saputo donare. Io se penso a queste parole mi vengono i brividi, e non è retorica questa, perché è così, è la descrizione del principe De Curtis. L'immenso Antonio De Curtis. Una notte nel barca sorriendo, un mare elegante vestito di blu. Questa è la parte che cantava Lucio Dalla. Mannaggia la miseria, devo studiarla meglio. Devo cercare di segnarmi le parole perché sono veramente molto molto belle. Qualcuno da terrazzo, qualcuno mandò una musica. Caruso, alla fine il passaggio di Lucio Dalla parla di Caruso. Nel frattempo io vado a scaricare la trebbia con il mezzo, questo qui, piccolino.
vestito di blu. Sono le parole che adesso mi vengono così in maniera molto frammentata. C'era un principe senza casato che aveva cambiato la sua identità, diventato un attore importante. Tutta sta gente era il grande Totò. Vediamo un po' se riesco ad accorciare un po' i campi qua. Alla fine non conviene fare un campo solo qui, anche perché c'è un disallineamento incredibile tra i due campi. Voi che cosa ne dite? Vale la pena collegare i due campi, renderne uno solo? O lasciamo tutto così? Chat, ditemi voi. Ditelo voi. Come si chiama? Un trio comico napoletano molto famoso. I famosi, ditelo voi. Cosa stai dicendo? Ti stai mettendo paura? Ebbene sì. Di ASMR Alfa Sierra Mike Romeo. Dico. C'è un po' di polvere sulla web. Adesso possiamo iniziare a parlare di fare un lavoro in maniera più intelligente. Niente, probabilmente l'altro camion dovrebbe aver terminato di scaricare il frumento. Stavo pensando di utilizzare il frumento anche per
per allevare le galline e quindi iniziare a guadagnare anche sulla vendita delle uova. Le uova. Scusate, ma devo fare un po'. Devo sorseggiare un po' d'acqua. Faccio anche io un po' di ASMR. Allora la trebbia dovrebbe essere lì, la trebbia, tutto a posto, spero lo stesso di te, voglio che stai buona, voglio che stai bene, e di questi tempi ti auguro anche una salute di ferro. Questo video su YouTube e che magari mi stai dando del pazzo, dici ma questo perché fa così, che fa la ASMR, e diciamo che non è proprio un orario consono per poter avere un tono di voce piuttosto alto, non mi sembra il caso e mi sembra anche poco educato. Se stai guardando ancora questo video,
nonostante sia lungo, ti ringrazio davvero di cuore. Questo mi onora. Se invece hai skippato e magari sei arrivato lo stesso qua, non fa niente, mi fa piacere lo stesso. Forse ci siamo quasi. Manca ancora poco. Con la raccolta spirale solitamente ci si impiega meno tempo perché man mano si restringe sempre di più il campo e quindi di conseguenza la cosa è molto buona, abbastanza, anche se è un po' lunga la cosa, però e sì, qua ho la vaga impressione che ci vuole un'altra trebbia. Scrivete nei commenti. Se ci vuole un'altra trebbia, oppure se va bene così, anche se forse ci vorrebbe una trebbia molto più capiente. Pensavo alla classe, ma ci sono anche delle mod delle trebbie, sono della John Deere, la serie 9. Stavo pensando di acquistarne una di quella serie lì, ma costano un botto di soldi. Se non ricordo male, una di quelle lì che avevo dato un'occhiatina così fugace a volo costava 700.000 euro. Io qui a stento ce ne ho 600.000. Però sicuramente quando le cose andranno meglio e potremo permettercene una, l'acquisteremo. Vi dirò di più, che non appena il prezzo dei semi di soia salirà, inizierà a salire e raggiungerà i 3.500 euro ogni quintale, ne andremo a vendere 80 quintali e dovremo guadagnare all'incirca 250.000 euro e forse qualcosina in più di 250.000 euro. Quindi scrivetelo nei messaggi, suggeritemi, quindi riepilogando a questa nuova trebbia e acquisto le galline oppure vendita dei semi di soia per guadagnare un po' di grano. Scrivetelo nei commenti, scrivete l'ordine e date la priorità con un certo ordine. Vediamo un po' chi è che sceglierà quale dovrà essere l'ordine. E come dice il grande Nick, apro tu poco un pa. Nick trasmette tutti i giorni alle 16 alle 18.
seguitelo e se magari state guardando questo video, scrivetegli che gli mando i saluti. Però non scrivete il mio nickname, perché nella sua live, nel suo canale, è vietato fare nomi di altri streamer. Quindi scrivete tanti saluti da colui che dice popolo di nicchie. Lui capirà, almeno spero. Poi ovviamente ci sono anche altri tre Twitcher. Una è Nora. L'altro è Miticaccio. E l'altro invece è Robbimel 81, se non erro, è il canale Twitch. E soprattutto grazie a loro che sono iniziato ad appassionare a farming guardando i loro video su YouTube, ancora prima di venire qui su Twitch e iniziare a streamare. Ecco qui, ci siamo quasi. Penso ancora una decina di minuti, più o meno 10 minuti, un quarto d'ora approssimativamente, dovremmo aver terminato tutto il lavoro. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Altro che frumento, le gallinelle. Mi stuzzica questa idea delle gallinelle. Eh sì. Ragazzi, ci siete? Chat, non vi sento. Fatevi sentire. Mettiamo qualche emoticon, ma senza spammare, mi raccomando, a voi che, soprattutto voi che siete qui su Twitch, voi che siete su YouTube, a questo minutaggio qui, scrivete hashtag #tablogistica nei commenti, quindi minuto hashtag #tablogistica. Io direi quasi quasi di scaricare. Così liberiamo la trebbia e continuiamo in maniera allineata e coperta. Come si dice in gergo militare, allineato e coperto. C'è una cosa fatta. Ah no, la lama, eccola là. Ecco qua. Allineamento e copertura. Deve andare più avanti. Allineamento c'è. E anche copertura. Ah no, copertura qui al momento. Ah.
niente voglia appena sai, ma tu non pensa a me, niente voglia appena sai, ma tu non pensa a me. Traduzione: io ti voglio tanto bene, ma tu non pensi a me, io ti voglio, anzi, assai. Ci sono alcuni termini della lingua napoletana o dialetto napoletano che hanno il significato del doppio rafforzativo. Quindi in questo caso assai vuol dire all'infinito qualcosa di grandissimo. I famosi superlativi assoluti, soltanto che assai, come dire, non è il semplice molto, ma è qualcosa di grande, come la canzone di Luna Pop. C'è qualcosa di grande tra di noi che non puoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Dico ti voglio bene. Questi sono gli effetti della DAB DAB della DAB LOM. Quando si fa tardi, quando si fanno le cose un pochettino così, che bisogna fare silenzio, fare le cose con molta discrezione. Chi l'ha asciugato il canale? Citava un famoso spot televisivo di un brand che produceva un deumidificatore d'aria. Ah, ragazzi, scusate, ogni tanto qua mi parte un po' di respiro sensuale, come metto sensuale, sensuale, poi metto sexy, sexy, che non sono io, specifichiamo, non sono io, non è colpa mia. Live a proposito, chat, ma com'è la situazione? Com'è la diretta? È fluida o sta dando problemi? Fatemi sapere, perché voi siete la regia qua e io senza la regia come faccio? Voi siete la regia e io sono il leggio. Dico, bisogna fare un po' di dico, ma qui il dico dago è quasi finito, ci sono altre, penso un'altra passata e mezza indietro al mezzo, più qui ce ne saranno almeno 3 o 4. Proviamo a vedere un po' quante ne dobbiamo fare ancora. Qui saranno all'incirca 5, ancora 5 passaggi, credo. I think so, but I think you so.
ragazzi, ci siete? Avete portato le scarpette? Avete comprato la tuta by Tony Tammaro? No! Aerobic Tamar Dance. Aerobic Tamar Dance. Shin avanz. Cioè che si sgonfia la pancia. Aerobic Tamar Dance. Aerobic Tamar Dance. Che poi è anche il titolo di questa canzone. Molto. Molto divertente. Scusate, ma io ogni tanto mi dimentico di come bisogna respirare per fare un po' di ASMR. Ragazzi, ci siamo quasi, ladies and gentlemen, ci siamo quasi, chat, ci siamo quasi. Abbiamo fatto una lunga diretta questa sera. E colgo l'occasione ancora per ringraziarvi per aver scelto di far crescere il nostro canale, non il mio, il nostro canale. Anche vostro, augurandomi di poter fare sempre meglio, insomma, e che ciò che faccio e farò possa essere sempre di vostro gradimento. Perché voi siete la regia. Tablo yen la gente, perché Tablo appartiene alla gente.
quasi finita. Mi sa che devo prendere un'altra trebbia. Chissà se me ne ricorderò. Voi però ricordatemelo. Soprattutto sui miei canali social. Facebook, Dub Logistica Gaming. Su Instagram, Dub Logistica. E anche qui magari in live. Lasciate un commento durante le live e ricordatemi queste cose. È importante. Ovvio, abbiamo quasi finito. Quasi finito, manca questa striscetta qua. Yam, yam, coppi a mia. Yam, yam, coppi a mia. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Coppi a mia, funiculi. La canzone si intitola Funiculi Funicula. Per dimenticarmi di questa striscia, dicevo che praticamente grosse dispendi di carburante, quindi spese eccessive, non ce ne sono, perché il diesel, il biodiesel viene praticamente viene creato con la colza e con l'etanolo. Semi di colza, con la colza si riproduce appunto il biodiesel insieme all'etanolo. Allora io direi quasi quasi che abbiamo quasi finito qua. Scarichiamo la trebbia e devo scaricare ancora i due mezzi, il Turbostar da scaricare. E poi ho anche da scaricare il mezzo, che il piccolo camion che ho acquistato quest'oggi. Allora, io direi che questo possiamo anche ripiegare il tutto. Scarichiamo il Turbostar. Per lui non è proprio il massimo andare a fare l'off-road, il fuoripista. E quindi cerchiamo di tenerlo il più possibile almeno sull'erba.
Dico. Andiamo a recuperare anche 400.000 litri. Non male. Qui ne possono entrare altri 100.000 litri. Quindi facciamo un saltino così lì. Allora, vediamo un po'. Ecco qua. Da notare anche, ecco gli organi di movimento che girano, veramente fatta molto bene, grazie all'amico Fernbus che mi ha consigliato questo mezzo. Appena 10 minuti di funzionamento, ecco, mi sta scaricando ancora. Andiamo in retro qua. Sempre io vi ringrazio di essere stati con me e vi ricordo i miei canali social Dablogistica su Instagram, poi Dablogistica Gaming, chiedo scusa, su Facebook. Detto questo, io come sempre vi ringrazio e vi invito a passare in live se vi va qualche volta. Mi fa piacere, mi farebbe veramente piacere. Detto questo, io vi ringrazio di vero. That's it.